crisi nera per il Cervia, che viene piegato in casa da un sorprendente Gatteo, che da neopromosso colleziona un successo esterno che regala addirittura un trice alla formazione di Giorgini, quest'oggi maglia nera, quasi a voler simboleggiare il periodo attraversato dal nemico. La gara risulta piacevole e divertente, con azioni da una parte e dall'altra, ma veniamo alla cronaca. Il Cervia si rende da subito pericoloso, con Candoli, che da dentro l'area protegge ottimamente la sfera, prima di cacciarla in bocca a Castagnoli. Il Gatteo si fa vedere dalle parti di Bragione con questo tiro di Niang che si spegne proprio tra i guantoni dell'estremo di casa. Il Gatteo continua a rendersi pericoloso, ma Sendai e Fancello uno scaturisce per poco il gol del vantaggio ospite, vantaggio rimandato di qualche minuto. Fancello poco dopo apre per Endaye, azione di forza del numero 9 che dentro l'area di punta centra la traversa. Sulla ribattuta Niang si fa trovare pronto per l'1-0 del Gatteo. La replica del Cervia è affidata alla punizione di Godoli, che diviene un comodo invito per due giocatori del Cervia che davanti a Castagnoli non trovano una deviazione vincente. Ancora Cervia protagonista, Endoca appoggia per Candoli, quale è costretto ad allargarsi, ma il suo traversone è un invito a nozze per Ceccarelli, che senza tanti complimenti spara alto. Da punizione Niang chiama la comoda presa a Bragion, ma gli spazi concessi dalla retroguardia gialloblu sanno di puro divertimento per Endaye. L'attaccante aspetta la diagonale di Gobbi per servirlo, ma tra il fare e il dire c'è di mezzo un Bragion ad evitare il 2-0. Squadra a riposo sullo 0-1, ripresa a ritmo ancora più intenso, entrambe le squadre non si risparmiano in fatto di forze. Quando Endoca allarga per Alberani, apriti cielo, pallone alle stelle. I gialloblu non smettono di creare occasioni da rete, in questo caso Melli va vicinissimo al pareggio, la sua volée è da applausi, ma quando il Gatteo affonda sono pericoli per chiunque. Le finte di Niang incantano anche se stesso, tiro deviato in corner. Dalla bandierina arriva a saltare di testa in aria anche il centrale Yusop, ma Bragion agguanta la sfera. Il Gatteo ha la chance del 2-0, Comuniello in contropiede scarta tutti, ma nell'allargarsi perde il bilanciamento del corpo. Ma il Gatteo è squadra che fa cose impossibili e sbaglia quelle più facili, vedere per credere. Fancello posta sul piatto di Endaye, che si divora così 2-0, permettendo a Bragione l'intervento da copertina. Lo stesso numero 9 serve Gobbi, mira da rivedere. Dall'altra parte ci prova Romagna, ma Castagnoli blocca senza problemi, ma qui possiamo dire che si chiudono le chance di rimonta del Cervia. Infatti sul versante opposto Comuniello segue la discesa di Endaye, palla al centro per lui che vince un impallo e in spaccata batte Bragione. 2-0 Gatteo, che fa esplodere la gioia di tutta la panchina giallorossa oggi in maglia nera. Cervia non demorde e crea una delle palle più limpide dell'intero match, ma Valentini trova davanti a sé un super Castagnoli che neppure a dirlo alimenta l'azione del Gatteo, che porta al 3-0. Qui Endaye si specchia troppo, ubriacando di finte anche se stesso. Calandra nel rincorrere tocca la sfera che precipita sul proprio corpo, infilando la porta tanto cara. 0-3 per il Gatteo. Finale di punizione. Valentini reca qualche brivido a Castagnoli, Niang sporca i guantoni a Bragion, Guidi invece lo spaventa centrando l'incrocio dei pali. Nel finale, proprio in pieno recupero, nuovo contropiede ospite con Comuniello che calcia addosso a Bragion, che in uscita evita il poker. La squadra di Giorgini gioca un calcio brillante, senza paura, osa tantissimo se si pensa che gioca con Niang, Comuniello, Pancello e Endaye titolare. Chiamarla sorpresa è quasi un'offesa, questo Gatteo rappresenta una bellissima e piacevole realtà del torneo di promozione 2019-2020.